Ciao, io sono Antonella e nel video di oggi vi parlerò di foilizzazione. Vi mostrerò tre diversi metodi e vi parlerò anche dei tipi di foil, perché non tutti i foil reagiscono alla stessa maniera, ma non solo. Vi mostrerò le scoperte che sono venute fuori dai miei esperimenti e vi farò scoprire un attrezzo che non avreste mai pensato si potesse utilizzare per foilizzare, un attrezzo che tra l'altro sono sicura che avete tutte a casa. Per comodità ho diviso il video in singoli capitoli. In questa maniera puoi accedere alla sezione che più ti interessa senza dover guardare tutto il video. Cominciamo col dire che non tutti i tipi di foil foilizzano alla stessa maniera. Io ho condotto i miei esperimenti con tre tipi diversi di foil, ovvero quello della We Are Memory Keepers, quello della Mink di Ediswap e quello della Wow, il Fab Foil. Ma il tipo di foil non è l'unico elemento che contribuisce al risultato finale della foilizzazione. Una grossa importanza la riveste anche il colore dell'inchiostro utilizzato, perché laminare una stampa con un colore grigio è differente dal laminare una stampa con il colore nero, o addirittura laminare una stampa con i colori bianco o panna è assolutamente differente dal laminare una stampa sempre con i colori nero. Ma essenziale per poter eseguire una foilizzazione a casa nostra è che la stampa venga fatta con una stampante laser, perché se provate a fare la stampa e la foilizzazione con una stampa eseguita con una inkjet, mi dispiace per voi, ma andrete incontro ad un fallimento. Nel video metterò a confronto tre diversi metodi di foilizzazione. Vi mostrerò i risultati di una foilizzazione fatta con la macchina di Ediswap. Vi mostrerò anche i risultati di una foilizzazione ottenuta con una plastificatrice e infine vi farò vedere come sarà possibile foilizzare anche con una termopressa o in sostituzione con un ferro da stiro, con l'accortezza di interporre tra il foglio da foilizzare e la piastra del ferro da stiro un foglio di carta da cucina. Vi mostro ora quelli che sono stati i risultati del mio primo esperimento. Questa tag è stata foilizzata con un foil mink e la laminatrice di Ediswap. Il risultato è assolutamente professionale. Questa tag invece è stata laminata con il ferro da stiro utilizzando il foglio in dotazione della foilizzatrice Mink, perché la foilizzatrice Mink possiede nel suo kit un foglio di plastica all'interno del quale inserire la stampa da laminare. Io mi sono chiesta se questo foglio avesse o no un'influenza sul risultato finale e l'ho quindi utilizzato. Il foil utilizzato è quello della We Are Memory. La tag invece è stata foilizzata con il ferro da stiro, l'utilizzo della carta da forno e il foil utilizzato è quello della Mink. La differenza tra la tag che vi ho mostrato prima e quella che vi sto mostrando ora è essenzialmente dovuta al foil utilizzato. Quello della We Are Memory è decisamente bocciato con qualsiasi metodo provato, per cui io lo sconsiglio altamente. Il foil che si è comportato nella maniera migliore in tutte le prove è quello della Ediswap. Su questi fogli invece ho deciso di utilizzare come metodo di foilizzazione l'uso di una plastificatrice e di testare il foil della We Are Memory con il foil della Mink. I primi due fogli sono stati fatti con il foil della We Are Memory e diciamo che il foil si è un po' sparso su tutta la pagina, non ha coperto solamente la porzione di scritta fatta dal toner, come potete vedere dalle immagini.
invece l'utilizzo del foil della mink sullo stesso tipo di immagine, sullo stesso tipo di tratto, è completamente differente ed è perfetto. Il foil si è attaccato benissimo su dei tratti davvero sottili. Quando sono arrivata alla conclusione che anche l'inchiostro aveva una sua responsabilità nel risultato finale della foilizzazione, ho deciso di provare il tipo di foilizzazione sul vellum in base al colore di base che avevo sulla mia immagine. Da quello che vi mostrerò capirete perfettamente come le parti colorate con un inchiostro più scuro si sono foilizzate e quelle colorate con un inchiostro chiaro o tendente al bianco sono rimaste prive di foil. Lo vedete perfettamente all'interno di questa stella, in cui la parte interna, quella che vi mostro ora su questo foglio, era bianca, mentre su quest'altro la parte interna era rossa e si è foilizzata soltanto questa. Capite bene ora che di fronte a questa scoperta personalmente mi si sono aperte un'infinità di usi e di variabili da testare. Se avete sotto mano uno dei miei fogli vellum o uno dei miei fogli acetato, potete tranquillamente fare questa prova anche voi, potrete anche farla con il ferro da stiro. Mi raccomando, abbiate soltanto l'accortezza di testare bene le varie temperature, perché temperature eccessivamente alte con tempi di posa molto alti tolgono un po' di lucidità al foil. Chiaramente il foil utilizzato è quello della mink, che rimane, ripeto, con tutti i metodi utilizzati e su tutti i supporti utilizzati, il migliore in termini di risultato finale. Comincerò la mia serie di esperimenti qui con voi con una mini pressa, con la mini pressa della Cricut. Io utilizzerò una stampa fatta con l'inchiostro nero e il foglio in dotazione con la mink. In descrizione vi lascio il link per acquistare il foglio trasparente che sto utilizzando io. In sostituzione della mini pressa potete anche utilizzare un ferro da stiro e in sostituzione del foglio trasparente un foglio di carta da forno. I risultati ottenuti con questo metodo sono molto buoni, si avvicinano tantissimo a quelli ottenuti con la mink. Nel mio caso specifico, la mancanza di foil all'estremità della tag è dovuta al fatto che io non sono passata con la pressa precisamente sul bordo, ma l'ho trattenuta piuttosto nella parte centrale. Eseguirò la stessa prova, questa volta con il foil della We Are Memory. I risultati, come vi avevo già anticipato, non sono propriamente esaltanti. Il foil non si è concentrato sulle parti in cui era presente il toner nero e si è sparso un po' a caso su tutta la tag. Questa volta invece testeremo l'utilizzo di una plastificatrice e come foil ho deciso di utilizzare il foil della Wow, il Fab Foil. Il supporto utilizzato invece è un pezzettino di vellum stampato. Come vi avevo detto in precedenza, il foil si è attaccato esclusivamente alla parte più scura dell'inchiostro, creando così un fiore dall'effetto molto particolare. La seconda prova di foilizzazione invece è stata fatta su un supporto stampato su un cartoncino con inchiostro nero e con il foil di Heidi Swap. Il risultato finale è davvero molto molto buono anche sulle linee sottili, ma resta comunque di gran lunga migliore per via dell'uniformità della foilizzazione, soprattutto sul tratto pieno, la mink. Thank you.
ottimi risultati di foilizzazione li ho ottenuti anche con il foil della Wow, il Fab Foil. Della laminatrice Mink vi parlerò in un apposito video. Oggi vi dirò solamente che è il miglior attrezzo in assoluto per la foilizzazione dei nostri supporti in carta. In descrizione vi lascio il link sia per l'acquisto del modello più grande che per l'acquisto del modello più piccolo. Ho voluto provare la laminazione con il Fab Foil della Wow su un supporto stampato con inchiostro nero. Il risultato devo dire che è stato decisamente al di sotto delle mie aspettative, perché il foil, nei tratti del disegno in cui le linee erano più sottili, non ha retto il toner. Ho così deciso di ripetere lo stesso esperimento sullo stesso supporto con lo stesso inchiostro nero con il foil della Mink. Il risultato devo dire che è stato decisamente diverso e, in questo caso, così come io mi aspettavo, decisamente professionale. Successivamente ho provato sempre il foil della Mink, però questa volta su un disegno stampato su vellum, con inchiostro decisamente scuro. Il risultato devo dire che è stato molto molto buono, praticamente uguale a quello che si ottiene con la plastificatrice. Voglio chiudere questo video con le mie considerazioni finali sulla foilizzazione. Per una foilizzazione davvero professionale, il mio consiglio è quello di acquistare una laminatrice ink, o nel formato grande o nel formato piccolo, e di fare la laminazione su un cartoncino bianco liscio con una stampa con inchiostro nero. La laminazione su altri supporti e con altri tipi di inchiostro è comunque la migliore rispetto a tutti gli altri strumenti e attrezzature utilizzate, ma vi assicuro che quella fatta sul cartoncino liscio non ha uguali e paragoni, e avreste davvero difficoltà a dire che sia stata fatta a casa con le nostre mani. Mi raccomando, se questo contenuto ti è piaciuto, sostieni il mio canale. Questo mi aiuterà ad andare avanti nel mio lavoro. Come puoi farlo? È molto semplice. Puoi lasciarmi un commento, lasciarmi un mi piace o condividere il contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!